Siamo qua con Franco Properzi, prima partita del Derby Day è andata, Mogliano ha vinto bene contro San Donà. Com'è andata? Dacci le tue esperienze. Abbiamo avuto un po' di difficoltà nel punto di incontro perché ci hanno sporcato tanto, abbiamo preso tanti calci di punizione. Nel primo tempo abbiamo perso 13 palloni nostri nel nostro possesso, quindi non era messa molto bene. I 15 punti del primo tempo non erano proprio veritieri. Poi San Donà ha cominciato a calare le condizioni. Abbiamo preso il sopravvento, però tanto di cappello e onore a questa squadra che fino all'ultimo, quasi all'ultimo. Sì, alla fine il risultato è stato abbastanza largo, però la partita è stata, non ti dico in bilico, ma più combattuta fino a 10 della fine. Esattamente, quindi è stato un bel campionato, equilibrato, perché anche giocare con una squadra che è indietro di te, di parecchie emozioni, comunque è sempre una squadra pericolosa e sempre difficile giocare. Quindi vabbè, missione compiuta, 5 punti portati a casa, adesso aspettiamo la partita finale con Viadana che per decidere anche playoff. Sì, noi non ti faccio calcoli, basterebbe riuscire a fare un punticino per arrivare ai terzi. Comunque sia, terzo o quarti andremo a incontrare due corazzate come Rovigo e Calvisano. Non so quale sia la meno peggio, ecco. Beh, ci vuole il miracolo come l'anno scorso, voglio dire, crederci fino in fondo e... Oh, se capiterà un miracolo come quello dell'anno scorso, sì, che veramente la mano del Papa è sopra di noi. È sopra Mogliano per la seconda volta, allora ci sarà una certezza su questo. Ok, allora invece di andare a Lourdes porteremo un po' di gente a Mogliano, col prosecco però, ci beviamo qualcosa. Li benediciamo col prosecco. Grandissimo. Senti, e l'esperienza del Derby Day, comunque 4 partite, uno stadio importante? È una cosa meravigliosa perché c'è una bella cornice di pubblico, una bella cornice di manifestazioni collaterali, i bambini che giocano tra primo e secondo tempo, questo deve essere il rugby. Noi dobbiamo portare più gente possibile agli stadi e se potessimo fare queste manifestazioni ogni domenica sarebbe meraviglioso. Sì, in effetti è importante vedere tanta gente, tanti tifosi, tanta voglia di stare assieme, condividere l'esperienza del rugby, voglio dire. E poi ho visto anche i bambini tra primo e secondo tempo, tra una partita e l'altra, che fanno delle signore partite. Sì. E riescono a... è rimasto bloccato uno. E fanno delle partite che si potrebbe fare quasi un campionato giovanile tra il primo e il secondo tempo. Sì, insomma, è molto carino. Vabbè, comunque ti ringraziamo, in bocca al lupo per la prossima partita. Non dico per cos'altro, vediamo cosa succede. Ok. E grazie mille. Tenderemo a vincere questa partita, è importante vincere questa partita anche per il morale. Quindi se va tutto bene facciamo un'altra intervista. Speriamo. Cross fingers. Grazie.